Dunque, partiamo intanto dall'idea che il diritto serve quando le cose vanno male, e cioè finché tutto quello che abbiamo visto, il diritto è assolutamente inutile. Quando viceversa qualche cosa va storto, ecco che si richiamano i diritti. Allora noi ci dobbiamo preoccupare di quella fase, perché in termini di sicurezza sappiamo che stanno succedendo nel mondo delle cose anche disastrose, e anche con la tecnologia possono capitare. In termini di privacy è stato richiamato il GDPR, questa normativa europea, che tuttavia è molto ancorata al dato economico. C'è un tema di fondo che riguarda anche la trasparenza dell'informazione in rete, cioè il fatto che noi ci ritroviamo oggi a soggetti che operando in rete, e anche queste grandi multinazionali tecnologicamente avanzate, che lo fanno un po' tutte per fini di lucro. E quando si fa per fini di lucro, che è sacrosanto, ci mancherebbe altro, tuttavia si ha un unico obiettivo, di aumentare al massimo la frequentazione del proprio ambito, in modo tale da far muovere il business, che in termini poi di pubblicità, di marketing, di traffico di dati, significa aumentare i profitti. Ed è qui che entra in gioco l'autorità pubblica, lo Stato, la legge, appunto il diritto, perché davanti a una situazione di un mondo che oggettivamente fa il suo business e lo fa, abbiamo visto, anche bene, occorre rimettere alcuni capisaldi, ma lo si sta facendo in parte. Noi abbiamo comunque un'agenzia in Europa che riguarda tutta la sicurezza dei social e oltre, abbiamo le autorità di settore, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i Corecom, che sono le autorità di prossimità, cioè tutto quello che riguarda il territorio. Il tema delle comunicazioni elettroniche è decisivo, e cioè oggi se a qualcuno di noi va male un piccolo business, una transazione, una bolletta telefonica, immediatamente c'ha almeno i primi 5 minuti in cui non sa che pesci prendere. Poi piano piano va su internet, comincia a verificare, e normalmente non viene consigliato di andare da un avvocato o di andare da un giudice. Si trovano questi organismi, potremmo dire, di mediazione, dove spesso sono le aziende stesse. Le aziende stesse, pensiamo non so, a Trenitalia, a un certo punto ti dice: guarda, è successo questo fatto, il treno è arrivato in ritardo di un'ora, tu chiedi una parte del rimborso del biglietto e dopo un po' di tempo ti arriva questo riaccredito. In parte, quando la cosa è un po' più sofisticata e importante, ci sono appunto le autorità di settore, e cioè sono quelle authorities, dall'antitrust all'Agicom, alla privacy, ma anche l'autorità per l'energia, a tutte le autorità di regolazione, dove oggi l'accesso è assolutamente facile, basta un'email per intenderci, e attraverso quell'email, se qualcosa è andato storto, probabilmente si riesce a ottenere giustizia in tempi piuttosto ragionevoli. Il tema però di fondo sono le prospettive. E cioè cerchiamo di capire, davanti a un mondo che va ormai in quella direzione, se vogliamo recuperare alcune prospettive legate, io ritengo oggi il punto più cruciale è l'incompletezza delle informazioni che ci vengono date attraverso la rete. E cioè il fatto che noi siamo instradati attraverso dei percorsi dove vengono selezionati a monte dalle multinazionali i nostri gusti, i nostri stili di vita, le nostre preferenze, e inevitabilmente, sia in chiave commerciale ma sia in chiave informativa, ci indirizzano verso un esito finalizzato a un acquisto, finalizzato alla consultazione di un sito, finalizzato all'acquisto di un smartphone, di un cellulare. Allora, se tutto questo viene fatto senza offrire la pluralità invece di informazioni, ecco che qui il tema diventa delicatissimo, perché ci vuole poco a passare dall'economia alla politica, e cioè rendersi conto che questi strumenti sono gli stessi per la formazione del consenso nelle sedi politiche. Non sono diversi, il marketing è lo stesso, le tecnologie sono le stesse, il modo per raccogliere consenso attraverso una piattaforma web è uguale se si vuole vendere un prodotto o se si vuole vendere un programma politico, non c'è nessuna differenza. E quindi queste autorità non possono occuparsi soltanto di mercato. E qui c'è Pedrucci del Corecom del Lazio, lui sa bene che quando l'Agicom, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, è nata, e lo sanno tutti coloro che lavorano nel settore televisivo, era il garante per l'editoria, e cioè era il garante del pluralismo.
Poi piano piano si è un po' perso questo discorso, rimane solo in campagna elettorale sulla par condicio, ed è invece diventata l'autorità che regolamenta il mercato delle telecomunicazioni, quindi in un'ottica un po' di strapotere di uno sull'altro, di pubblicità ingannevole, di pratiche commerciali scorrette. È rimasto un po' sullo sfondo invece tutto il tema del pluralismo, che non è il pluralismo della campagna elettorale, ma il pluralismo di essere informati nella maniera più ampia possibile. Ed è questo che oggi la politica e le autorità pubbliche devono ricominciare a governare, cioè la possibilità di dare attraverso le tecnologie un accesso assolutamente ampio e che vada in profondità, non rimanga in superficie. Anch'io ho 3 figli adolescenti e lo so che loro si accontentano di Google News. Vanno sulla notizia, vedono quelle 5 frasi, per loro la notizia è quella, non vanno poi a cliccare sulla testata giornalistica a cui rimanderebbe Google News, perché loro sono appagati da quelle 5 righe. Pensate quanto sono importanti quelle 5 righe, perché quelle 5 righe sono la verità storica che viene diffusa attraverso probabilmente le fasce delle popolazioni più acritiche, che spesso sono anche più giovani. E allora quella verità, se non è completa, se non consente di andare in profondità, se non c'è un meccanismo per cui invece sei, tra virgolette, obbligato ad andare in profondità, noi stiamo creando una realtà che diventa davvero virtuale, dove ci stradano su dei comportamenti. Quindi in questo senso io immagino un grande tavolo dove ci stanno dentro le autorità per la regolazione, i governi, gli enti internazionali, certamente le Nazioni Unite, tutti i grandi enti, e a un certo punto con i player, perché tanto non si può fare a meno, ci devono essere anche player dentro, si mettono d'accordo e trovano un grande codice di regolazione etica della rete, del web, delle tecnologie, perché altre strade non ci sono, non possono essere le giurisdizioni nazionali, tanto più se ci sono alcuni paesi come ad esempio la Cina, che per motivi di business sfuggono totalmente a quei diritti fondamentali che invece non ci sono. Di business, anche di sostanza, cioè hanno costruito, hanno lavorato sull'idea della grande muraglia. Sì, certo, abbiamo avuto una grande muraglia fisica per millenni, adesso ce ne costruiamo una elettronica. Sì. Devo dire, con una certa lungimiranza, visto quello che è successo poi, e il fatto che oggi tutto internet è in mano ai californiani e a pochissimi altri, diciamo. Certo. Obiettivamente, cioè se uno vuole fare un ragionamento di preveggenza, i cinesi hanno difeso veramente, poi lasciamo perdere la questione dei diritti umani, della libertà e così via, no? Ma dal punto di vista proprio industriale, della difesa del valore dentro il proprio paese, i cinesi sono stati. Non c'è dubbio. E cerchiamo però anche una via italiana, cioè facciamo in modo che quei paesi del Mediterraneo, che a livello di patrimonio culturale, di storia, di tradizione, non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno. E recuperiamo a questo punto un utilizzo per le tecnologie per andare in profondità sulla cultura. Pensate a tutta la digitalizzazione del patrimonio che abbiamo in Italia, che diventa open access e può a questo punto essere cultura, competenze per formare i nostri giovani, perché tanto poi alla fine sono le competenze che fanno la differenza, tanto i nostri ragazzi vanno all'estero e sono i più bravi rispetto agli altri, è perché sono formati forse anche un po' in famiglia, forse anche perché girano e vedono delle cose che nel resto del mondo non hanno, che gli danno spesso una marcia in più. Avendo noi quel patrimonio, se riusciamo a utilizzarlo attraverso le tecnologie per una frizione il più larga possibile, secondo me riusciamo a fare anche quel controservizio che ridà una pluralità di contenuti e di informazioni. Quindi la domanda sul diritto è che ci dobbiamo cominciare a preoccupare, perché poi, prima o poi, si è fatto l'esempio delle tecnologie. Tutti noi abbiamo vissuto in giro per Roma con lo stradario, no? Quando non si trova la strada, stradario. Tutto città. È tutto città, ve lo ricordate? Noi adesso lo ricordiamo. Esatto. Oggi abbiamo il navigatore. Esatto. Oggi abbiamo il navigatore. Quando si rompe il navigatore, e capita anche spesso che comunque non c'è il segnale, i nostri ragazzi vanno in tilt, perché non sanno assolutamente cosa fare. Se si chiede mia moglie informazioni... va in tilt anche con il navigatore. Però pensate quanto fa quel tipo di esperienza, chiamiamola analogica, oggi a recuperare il passo nel momento dell'emergenza. Cioè nel momento dell'emergenza, anche quando si perde in viaggio, noi sappiamo consultare la mappa, la carta geografica, sappiamo consultare, i nostri ragazzi non la sanno. Ma questo anche nel mestiere, nel mestiere, perché io vedo per esempio nel montaggio, gli operatori
attori al montaggio che hanno avuto un passato analogico, esatto, hanno come dire, la visione dell'insieme. Esatto. Oggi montare un video è semplice perché tu col mouse sposti, esatto, l'immagine dove ti pare. Una volta, quando dovevi montare la prima inquadratura, era come avere un foglio bianco, e poi la seguente, non potevi spostare le immagini. Se dovevi spostare delle immagini, dovevi ricominciare. Esattamente. Quindi teniamo questa seconda strada, insegniamola ai nostri giovani come riserva, nel senso, se poi le cose non vanno c'è anche quest'altro scenario, perché altrimenti rischio che diventiamo un po' troppo succubi della tecnologia, e in parte in qualche modo sta già verificandosi. Questo è il senso un po' del diritto legato all'autorità pubblica.